Ciao! Nel video di oggi realizzeremo un make-up utilizzando quei prodotti che normalmente utilizzo di meno. Non c'è un vero motivo per cui sono passati in secondo piano, semplicemente sono stati magari soppiantati da prodotti nuovi e quindi sono passati un pochino nel dimenticatoio. Voglio inoltre realizzare un trucco cercando di fare una base il più plain, più neutrale possibile, quindi cercando di cancellare anche la rosacea e i rossori che ho nel video. Io normalmente faccio un trucco sempre molto delicato, sempre molto leggero e anche come coprenza abbastanza leggera, quindi comunque le discromie che ho restano comunque sempre visibili. Però oggi volevo fare una cosa differente e quindi ho deciso di fare qualcosa di un pochino più coprente. Ovviamente sempre secondo i miei standard. Non ho ancora idea di cosa farò sugli occhi, ma sono sicura che comunque utilizzerò la Naked Reloaded, che l'ho comprata ma l'ho utilizzata pochissimo, e poi vediamo che altro utilizzare, qualche prodotto che mi sono inviato, che magari ho provato, che mi è piaciuto, però poi comunque poi non ho utilizzato effettivamente durante tutta la mia routine giornaliera o settimanale. Quindi iniziamo. Inizio dal primer, quindi applicherò l'NYX Tea Tree. Questo è un siero e un primer, questo qui ho un video proprio vecchia maniera. E lo andiamo ad applicare. Questo nonostante abbia una profumazione che comunque mi piace, perché a me la profumazione del Tea Tree mi piace molto, carina. Nella realtà poi lo vado ad utilizzare molto, molto poco. Non so perché. Ah, bello, l'ho già di trafuzione. Interessante. Ok, il fondo. Come fondo utilizzo della Estée Lauder il Double Wear Nude. Questo è il colore 1W2 Sand Sabbia, quindi Shake Well. Agitiamo, momento ASMR, e usiamo la spugnetta. Utilizzo un po' per bagnare la spugnetta l'acqua, lo spray delle Evian. Ma fare la nostra base. Guardo qui perché ho lo specchio, fondamentalmente ho lo specchio, però questo ciuffo mi sta irritando. Aspettate, cerco il cerchietto o una mollettina, prendo una mollettina. Carina. E andiamo avanti. Non dimentichiamo il collo. Ultimamente sto avendo un po' di problemi con la connessione a internet. Io come diciamo gestore la Wind 3 e nella mia zona, adesso sto prendendo strano, nella mia zona praticamente il 4G sono ormai forse un mesetto che prende malissimo. Ora, io per il giornale, anche per i social, comunque utilizzo internet. Aia, l'ho graffiata. Per l'università utilizzo internet perché mi sono riscritta all'università. Sto cercando di terminare l'università, quindi sono iscritta a comunicazione istituzionale e d'impresa, che è poi diciamo il mio canale, perché comunque facendo la giornalista, comunque quella è la mia, diciamo il mio indirizzo, no? E quindi praticamente ho tanti problemi perché non posso
Ho difficoltà nel scaricare le cose, sono squartata praticamente. Ho difficoltà nello scaricare le lezioni, nel caricare video. Non che io sia particolarmente costante nel caricare. Mi sta smontando pure la spugnetta. Vabbè, nel caricare video, quindi nel caricare video ho difficoltà anche nel semplicemente caricare articoli per il giornale, quindi ho una serie di problemi da quel punto di vista che mi stanno un po' innervosendo. Oggi sembra, dopo che ho chiamato per l'ennesima volta nel giro di 10 giorni, le 3, mi è stato detto che il problema sarebbe stato risolto. Ora, in questo momento possiamo dire che è parzialmente risolto perché il cubo, quindi quello che io utilizzo per connettermi, in questo momento prende il 4G, ma il telefono no. E pur io potendo comunque contare sulla connessione a internet, adesso che comunque funziona ancora vagamente, qua mi sono squartata comunque, va bene, che funziona ancora vagamente, però comunque non posso ricevere telefonate. E non avendo il telefono fisso a casa, è un problema. Sono fondamentalmente isolata dal mondo, il che non è carino. Poi abbiamo fatto la base, abbastanza coerente, ma pensavo a qualcosa di un po' più. Un po' più mascherone, però. Vabbè. Correttore, questo è il Too Faced Born This Way e la colorazione è light, questo qui. Andiamo a correggere un po' le occhiaie. Ok, un pochino qui, un pochino qui. Un pochino sul mentuccio. Andiamo sempre con la nostra pugnetta Beauty Blender, anzi, se non so neanche se è una Beauty Blender o una Cina Blender. Comunque andiamo a stenderlo. La copertura con la blender rende comunque la copertura inferiore. Se volete una copertura maggiore, utilizzate un pennello. Quindi abbiamo applicato la nostra base, che poi ho fatto una cavolata perché in realtà volendo fare un trucco abbastanza forte sugli occhi dovevo fare il contrario, però va bene, ho perso la mano. Passiamo agli occhi quindi. Sugli occhi andiamo ad applicare come base il Soft Ochre di MAC, o meglio, è un Soft Ochre un pochino secco. E lo vado ad applicare con questo. Questo è il F109 della Wacom. È un pennello ampio e va bene per diciamo, le superfici ampie. Cioè, ce n'è un cavolo, però, veramente. Un pochino sì. Vabbè, come base va bene. Insistiamo un po', però mega più soft ochre è arrivato. È un po' troppo seccato. Vado a prendere End Game e vado a fare l'ombra esterna. Tengo un pochino più sopra rispetto alla palpebra mobile perché io, cioè vedete, chiudo l'occhio, praticamente non si vede più il trucco.
Non ho praticamente la palpebra mobile quando chiudo gli occhi, il che è un po' fastidioso, onestamente. Cioè, no, beh, fastidioso, fastidioso per quando mi trucco, perché poi nella realtà non mi crea alcun disagio. Tempo fa, in un commento grazioso di una persona, mi disse: fatti curare quella blefarite. Ma io non ho la blefarite, ho semplicemente la conformazione dei miei occhi che è fatta così. Non ho malattie particolari, sindromi o via dicendo. Non mi dispiacerebbe ovviamente avere una palpebra ampia, ampia definita, però non ce l'ho, cioè il mio occhio è così. Se volessi potrei organizzarmi per farmi una blefaroplastica, se proprio volessi, però siccome primo non c'ho i soldi, due, non c'ho i soldi. Secondo, c'ho paura che comunque io io e i miei occhi siamo abbastanza in un rapporto abbastanza complicato, quindi preferisco non stuzzicarli troppo troppo. Ok, vado a ripulire. Uso le protettine Clear Cool della PS, quindi Primark, queste. Vado a ripulire un pochino. Di poi vado con Angel Fire, quindi questo qui, chi è? Questo qui, a metterlo sulla palpebra mobile. A metterlo, vado a mettere sulla palpebra mobile. E utilizzo il pennello 202 di Kiko. Questo è un reperto forse storico. Prendo un pennellino piccolo, tipo questo. Questo è il Pencil di Zoeva. E riprendo Endgame e lo vado ad applicare all'angolo esterno. Mi devo avvicinare che non ci vedo niente. Come mi si è giocata sempre? Ok. E vado a prendere un pochino di Angel Fire e metterlo sempre qui. E lo vado a portare all'esterno andandola a sovrapporre un pochino con Endgame. Illuminante utilizzo Bribe, questo qui, e lo vado a mettere su qui, sotto l'arcata sopraccigliare. Questo non mi piace. Questo è il 222 di MAC, sempre. No, non mi piace per niente. Brutto, brutto, brutto. Brutto, brutto, brutto. Utilizziamo di 26 Sigma SS239. Aspettate di andare a... Che brutto pennello di MAC. Ho tolto un po' di colore qua. Ok. Sigma. Andiamo qua sotto.
ad applicarlo e poi andiamo a sfumare un pochino, poi di qua pure. Eyeliner, vado ad utilizzare il 24 ore eyeliner. Sapere che per me ottenere due linee di eyeliner è praticamente impossibile, e siccome sono una persona senza troppe pretese, quello che ho ottenuto mi soddisfa e me lo faccio andare bene. E quindi va bene così. Vado ad applicare un po' di matita dentro l'occhio, perché abbiamo due occhi, abbiamo una lima superiore e abbiamo una lima inferiore. Ci dobbiamo mettere della matita, ma soprattutto che matita ci mettiamo? Andiamo a frugare nella scatola delle cose. Allora, metteremo della Make Up Forever il Crayon Kohl, il numero 10K, in sostanza è un viola. Lima inferiore, dove quello ingrandente? Lima inferiore, andiamo. Mi si vede? Come espressioni bellissime. Ok, abbiamo messo la matita. Una, ma la finiamo di qua. Mascara. Ah, mascara voglio utilizzare questo di Isadora. Mi è stato dato 2 anni fa al Cosmo Prof, non l'ho mai utilizzato, forse solo una volta l'ho aperto, quindi probabilmente mi cadranno gli occhi, ma non credo, perché i prodotti della Isadora comunque sono abbastanza validi. E quindi andiamo ad applicare. Non mi ricordo sinceramente come effetto, com'è. Andiamo a vedere. Mi avvicino, non ci vedo niente. Ma chissà fa che cosa. Che la fa? Si vede qualcosa? Onestamente non è che dà tutto questo volume. Piace, cioè non è avuto grande effetto. Andiamo a metterci qualcosa della, proviamo il Real di Benefit, vediamo se magari otteniamo qualcosa di un pochino più sbada boom. Io lo so che la cosa ideale sarebbero le ciglia finte, ma uno non le ho e due, sempre per il discorso di prima, vorrei preservare la tregua momentanea tra me e i miei occhi. Quindi per il momento non vorrei applicarci qualcosa che uno non so applicare in maniera corretta e due non vorrei stuzzicare l'occhio che dorme. Questo pure. Vabbè. Diciamo che va bene, po'. Ci potremmo fare anche uno strato Bad Girl Bang. Vediamo, questo pure dovrebbe avere un effetto uovo. Uovo, ecco, questo sì, un po' di più, sì, decisamente. Questo è molto meglio. Decisamente meglio. Ci ho sempre le sopracciglia non sottili. Di più. E sotto vado a mettere della Sephora il Outrageous Curl Mascara. Che è questo che c'ha italiano? C'ha questo scovolino piccolo piccolo. Ok, quindi gli occhi li abbiamo fondamentalmente finiti. Forse manca solo una punta di qualcosa di luccicoso all'attaccatore degli occhi. E
ci mettiamo, vediamo, io qui, questo che secondo me ha un milione di anni, è il Galaxy, Lost in Galaxy di Douglas e ha un milione di anni sul serio. Lo andiamo a mettere all'attaccatura qui. Dove sei? Una puntina e andiamo a portarla un po' anche qui. Dico anche una puntina. Ok. Voilà, occhi finiti. E adesso andiamo avanti, facciamo le sopracciglia. Le sopracciglia ci teniamo sul classico, chiamiamolo così, e andiamo a mettere. Andiamo con matita Nabla Brown Divine Venus. Andiamo a dare una ricoloratina. Tra l'altro, è un po' che devo riandare a fare le sopracciglia, però in settimana mi è un po' difficile andarci e penso che ci andrò la settimana, fra 2 settimane ci posso forse andare perché i prossimi fine settimana li ho già impegnati, quindi no. Poi Cabral il numero 2. Andiamo un po' di coloratina. Ok. Poi Make Me Brow della Essence, questo è il colore 01 Blondie Brows, non so neanche se ci sia ancora in vendita. E poi per dare un tocco un pochino più sbellucciicoso, che riprende un po' la colorazione dei capelli, prendo della, sempre della Benefit 3D Brow Stone. Questo è il numero 02, che è quello più bronzato. Lo chiamo dorato, ma in realtà è color bronzo e dà qualche riflesso più bronzo alle sopracciglia. Anche questo credo che forse sia uscito di produzione, almeno così mi ha detto le ultime volte la consulente della Benefit che mi fa le sopracciglia. Cipria. Cipria utilizziamo. Innanzitutto andiamo a riprendere un attimino il correttore. Ci mettiamo giusto una puntina. Andiamo a tirarlo leggermente. Tirarlo anche un pochino su. Ok, cipria utilizzo sempre per la teoria dell'andare a fare una base un pochino più pesante della Studio Mac, della MAC, il Studio Tech NW20, è questo qui che lo applico con il pennello 102 Foundation Blending Brush, non mi ricordo di che marca sia. Comunque lo vado ad applicare. Questo è un fondotinta in realtà, quindi andiamo da un altro strato di fondotinta. Ah sì, ma da un altro strato di fondotinta, che male non gli fa. Non so per coprire queste cose rosa, queste concette rosse. Senza so fa un pastone proprio. Un pastone. Cerchiamo di salutare dalle sopracciglia, naso. Un pastone. Un bel pastone un po' sul collo, che ne dite? Di mettere finalmente qualche prodotto anche sul collo, giusto per dare un minimo di
Continuità, ma giusto un minimo. Voglio. Ok. Una. Terra. Anzi, una polvere. Per fissare utilizziamo Too Faced, Prime. No, un contouring lo facciamo? Facciamo un po' di contouring con il numero top, il top di MAC. Lo andiamo ad applicare con questo. Questo è il pennello 111 Flathead Contour Blush. Questo. E anche questo so di che marca sia. Io ho pennelli di cui non ne ho traccia. Forse l'ho preso un Cosmo. Cosmo Prof, però non lo so. Comunque, andiamo a fare un po' di contouring a queste guanciotte guanciottose. Giusto per dare un po' di forma, un po' pure a questo collo colloso. Un po' un naso, questo è ok. Ok, meglio no? Che dite? Invece, non so, sono rossa. Madonna, sei rossa qua? Perché? Non lo so. Vabbè, sono rossa qui, non lo so perché. Non l'abbiamo tolto. E cipria, finalmente, andiamo a mettere un po' di cipria. Andiamo su un rosso naso. Cipria, come ho detto. La powder primer è Primed and Powerless di Too Faced. Questa. Questa pure era un. Andavo molto a, molti anni fa, alcuni anni fa andava tantissimo. Poi passava di moda. Andiamo a incipriarci. Incipio. Mamma mia. Vorrei libera, sì, però una figata, però. Ma voi dove trovate un'altra che vi fa il tutorial così sconclusionati? Tutte quelle impostate, tutte quelle chic che fanno il tutorial super mega fichi. Guarda, non abbiamo fatto tutto sto casino. Se poteste vedere quello che ho su questa scrivania, voi non potete immaginare. Non lo potete proprio immaginare la devastazione. Ok, fard. Utilizziamo della Smashbox, la Doki Doki Smashbox Dolce Vita, Soft Light Dolce Vita, e la andiamo ad applicare con questo è il 103 Defined Buffer di non lo so, qualcuno. Lo metto solo sulla parte esterna perché da qualche parte ho letto che serve per rendere il viso meno tondo e ci proviamo. Proviamo a qualsiasi cosa, ci crediamo a qualsiasi cosa pur di avere un viso otticamente meno a pala. Certo, magari riuscissi pure a tagliare un po' di colore, sarebbe pure qualcosa di interessante. Va bene. Tutti i colori li abbiamo dato, no? Andiamo un po' a sfumarlo. Minimo di colori, minimo, minimo, però meglio di niente. E il rossetto vado ad utilizzare il
Lip liner, allora il Perfect Lip Liner 229 Grape Nectar di Isadora, questo mi sono dato al Cosmo Prof. Andiamo a disegnare il contorno delle labbra, prima togliamo un po' di tinta di troppo. Andiamo a disegnare le labbra. E sempre con la matita cerco di dare un'uniformità al disegno delle mie labbra. Ok, vado a disegnare anche delle linee verticali perché ho sempre letto barra visto che dovrebbe aiutare a dare un po' più volume alle labbra, ci crediamo? Ci speriamo più che altro. Ok, e vado ad applicare il rossetto. Il rossetto utilizziamo il tu che sei? Il numero, oddio, c'è scritto piccolo, Candy Venom di Fenty Beauty. Che c'è sta del chico. Sì. Abbiamo finito. Allora, questo è il make-up finito. Ora vi do un attimo la sistemata dei capelli così vi faccio vedere tutta la mia beltà. E poi ci vediamo fra poco. Ok, mi sono dato una sistemata ai capelli, mi sono cambiata perché ero praticamente quasi in pigiama, avevo una camiciaccia, quindi mi sono un attimino cambiata e questo è il make-up finale. Allora, questo è il look finale, quindi mi sono dato una sistemata, mi sono cambiata, mi sono sistemata i capelli che così sono un pochino più decenti e quindi mi sono truccata in questa maniera. Mi piace, l'unica cosa che cambierei è la base, che è un pochino troppo pesante rispetto a quello a cui ormai sono abituata. Io in questo periodo sto utilizzando l'Instant Bright CC Cream della Face D, che contiene un SPF 20, quindi comunque come crema per tutti i giorni va bene. È una base colorata, quindi appunto mi ci trovo bene, uniforme, rende comunque la pelle molto compatta, quindi mi piace abbastanza, mi piace particolarmente. Però comunque per ogni cliente eccezionale ogni tanto non fa male comunque darsi una sistemata un pochino più elaborata, quindi ben venga. Ho usato anche prodotti che non utilizzavo da un sacco di tempo, un sacco romano da moltissimo tempo e quindi va bene così. Detto questo vi saluto, adesso vado a registrare altri due video se mi ricordo e quali sono soprattutto e vi ricordo i social, quindi qua sotto avete tutti i riferimenti, li trovate anche su TikTok con video un po' così e su Instagram, Facebook ormai l'ho mandato al dimenticatoio perché come si dice Facebook è per i vecchi, anche se io ormai ho 42 anni a novembre, però vabbè, ce l'ho sempre 25 e basta, basta così. Ciao, al prossimo video!